lunghissimi della formazione canturina, ovvero Pesetto da una parte e Jajan Johnson dall'altra. Mette dentro il primo lì. Alla fine del secondo quarto, 6 punti di differenza tra le squadre. In penetrazione Scott finalmente sblocca quel prodotto dal tabellone luminoso. Fa molta attenzione la difesa dell'Acqua Vita Snella, si segue l'uomo in uscita spesso con i cambi. Scott prova la conclusione, però Fesenko 8 secondi per chiudere l'azione. Fesenko trova un varco, Scott tutto semplice per la partenza di Reynolds, velocissimo, palla battuta per Scott, ancora a segno. Si riprende a giocare Scott, punta Eslip, alza la parabola, si la retina. In estrema difficoltà se soccombesse qui nella palla pentasuglia per il doppio successo eventuale dell'Enel, mentre va a segno col primo libero a disposizione Durans. 14.8 di media per gara. Attacca Scott sul lato destro, ancora la parabola, incredibile! I punti, dopo di lui Eslip con 13 e Banks con 11, segna il primo libero. Lente della formazione di coach Piero Bucchi, mentre seguiamo Duna Scott ancora in lunetta, realizza il secondo tiro libero per Duna Scott. Dentro anche questa! Tanta energia, atletismo unita alla tecnica. Segna il primo di libero a disposizione, 19, giocatore classe 90, è nato a New York il 22 febbraio 1990, 2 su 2, 81.